Tieniti forte! In Onward, oltre la magia, io interpreto Wilden, che è questo personaggio, che è il padre dei due protagonisti, però è anche la ragione di questa avventura. Quindi è un padre che è assente, ma in qualche modo è presente in tutta la storia. È una presenza per assenza. Com'era papà? Aveva la barba ispida, una risata buffa. Avrei voluto conoscerlo. Il protagonista ha 16 anni, parte le orecchie a punta, poi abbiamo tante cose, diciamo, in comune. Anch'io ero abbastanza ribelle, però ero anche molto determinato, cioè cominciavo a capire cosa volevo fare nella vita, però ero anche confuso, come tutti gli adolescenti, insomma. È acqua che bolle l'adolescenza. Ho scritto una formula magica per vedere di persona che fossero diventati i miei figli. Questo incantesimo lo riporterà qui. Se io avessi un giorno in più nella mia vita, potessi passarlo con chi voglio, probabilmente un po' come in questo film lo vorrei passare con mio padre. Mio padre è venuto a mancare in un momento importante della mia vita e avrei ancora due o tre domande da fargli, ecco. Papà? Oh, non ho la porta sopra! Papà, sei a casa tua! Oh, piano, piano! E ciò che più conta, c'era magia. La magia c'è ovunque. La magia esiste e c'è, è la capacità di vederla che un uomo deve sviluppare, perché anche solo il mio corpo, anche solo come macchina biologica, è una magia. Io non so quasi niente di quello che sta accadendo dentro di me. Cerco i miei figli. Oh, sono in missione. Ma tranquilla, gli ho detto della mappa, gli ho detto della gemma, gli ho detto del maleficio. Non gli ho detto del maleficio. Cosa? Andate a vedere Onward, oltre la magia, perché è un film pieno di magia. Ci fa ricordare la magia che esiste nel nostro mondo, nella nostra quotidianità.